Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Board Games e dintorni. Siamo qua ancora con Closepire. E voi direte, ancora con Closepire? Come mai? Eh sì, perché di questo gioco vi ho fatto alcuni video, alcuni gameplay. In realtà ho fatto un video di premessa praticamente dove andavo a spiegare perché secondo me non è un MOBA questo gioco. E però non avevo fatto il mio classico video il malloppone, il video grande, quello, il due chiacchiere, che è questo, nel quale io vi illustrerò il cosa ne penso di questo prodotto. Non è proprio una recensione, è più che altro le mie sensazioni e quello che io direi a un amico. Alcune cose che dirò in questo video probabilmente le avete già sentite nell'altro, ma per forza di cose alcune le devo richiamare anche in questo, però parlerò di molto altro ovviamente perché adesso il gioco lo conosco molto molto meglio di quando ho fatto gli altri video precedenti. Non vi farò un tutorial di gioco, non vi farò queste cose, anche perché poi adesso vedremo, il gioco comunque si impara tranquillamente da solo, non c'è bisogno che vi faccia io il tutorial. Andremo a sfatare un paio di cosucce su questo gioco che vedremo adesso nell'ordine. In più divideremo il video in due parti, perché questo gioco è molto differente se lo si gioca in multi, normale o in solitaria. È quasi quasi come avere due giochi in uno. Ok, allora partiamo dall'inizio. Di che cosa stiamo parlando dovreste saperlo. Se non avete visto gli altri miei video sul canale li trovate, tra l'altro sono molto recenti, o se non usate la funzione cerca li trovate. Stiamo parlando comunque di un gioco che ha una certa età, della Chip Theory Games, dal quale io sono stato lontano per parecchio tempo e che o per meglio dire, dal quale io sono rifuggito per parecchio tempo, perché avevo un'opinione parecchio diversa di questo prodotto. Per certi versi l'ho anche odiato, perché io non ho mai avuto in simpatia i giochi MOBA, ed essendo questo un gioco che è stato sempre presentato come un MOBA sul tavolo, io non so se l'hanno fatto gli stessi della Chip Theory Games, forse per pubblicizzarsi, forse pensando che i MOBA, essendo un genere videoludico molto diffuso, quantomeno lo è stato, pensavano così di vendere più copie, non lo so, non ho idea del perché. Sta di fatto che questo gioco ha delle meccaniche che derivano dai MOBA, per carità, non è che sto qua a negarlo, le ha. Quello che conta però è poi com'è il gioco completo e il feeling che vi dà al tavolo e se veramente vi pare di stare lì a giocare un MOBA o meno, cosa che secondo me assolutamente non è. E per tutti questi motivi io, non lo so, ero arrivato proprio a detestarlo, perché amando questa casa per Too Many Bones e conscio della qualità di tutti i prodotti per come sono costruiti, avrei voluto prenderlo, avrei voluto provare desiderio per questo prodotto e invece me l'ero completamente stroncato. Ora, dato che ho avuto un hype pazzesca per l'ultimo KS che hanno fatto quelli della Chip Theory Games, quello su Skyrim, non so perché ho voluto provarlo, me lo sono ordinato dal loro sito e ho voluto provare questo Closepire, che molti di voi tra l'altro mi hanno consigliato, mi hanno detto no ma guarda che bello, guarda che fantastico, per alcuni è meglio di Too Many Bones, e niente, devo dire che mi sono parecchio ricreduto. Ora, è inutile che ci giriamo tanto intorno, questo Closepire qua a mani basse è un capolavoro, c'è poco da fare. Ne avrete le viste tante, lette tante, molti non hanno capito che cavolo è, come si gioca, il casino. Ho visto video fatti da youtuber famosi dove parlavano a sproposito di alcune cose su questo gioco. C'è un video famoso, 30% geniale, 70% disastro. Ecco, lasciate perdere quelle cose lì, perché non puoi non corrispondere alla realtà. Ovvio che non piacerà a tutti, come Mage Knight, che è un capolavoro, ma non piace a tutti e non è per tutti. Questa è la stessa roba, non è un gioco per tutti, non piacerà a tutti, però a tutti gli effetti questo gioco è un capolavoro per il flusso di gioco che ha, per la magia che ha dentro, che è molto simile a quella di Too Many Bones, la qualità poi intrinseca del prodotto, la qualità delle chip, dei materiali, la quantità di questi materiali. Molti probabilmente penseranno subito, vabbè, però siamo su un gioco di una fascia dei 150 euro a un prezzone. Ora, vi garantisco che questo gioco, a parte che vale ogni centesimo di quel prezzo, ma per quella fascia di prezzo ha talmente tanto contenuto
è talmente tanto profondo, talmente tanto giocoso, talmente tanta roba c'è qua dentro, per dirla grezza, che gli vale assolutamente. Questo dà la paga a tantissimi giochi di quella fascia, che a quel prezzo lì vi danno un sacco magari di miniature di plastica, un sacco di cartaccia, ma non hanno dentro proprio la giocabilità, la profondità che ha questo prodotto. E questo prodotto l'ho paragonato, fin dall'altro mio video, a Mage Knight, ma non perché è uguale. Perché? L'ho paragonato perché ha profondità simile, aspetti simili, la mappa per certi versi lo può ricordare un Mage Knight, però quello che conta è poi il feeling che avete. Ora, uno, ho letto dei commenti, ah, questo non c'entra niente con Mage Knight. Sì, ho capito, sono d'accordo, però ad esempio se giocate a un HeroQuest avete un certo feeling. Quando giocate ad alcuni Dungeon Crawler light, vi ricordano HeroQuest, vi danno quel feeling lì, ok? Trovare giochi che vi ricordano Mage Knight non è così semplice. Io sinceramente che ci penso, non è che me ne tiro fuori molti. Probabilmente c'è stato Eutia, mi pare si chiamasse così, che alcuni di voi l'hanno preso, che costava un rene il doppio di questo per avere, io parlo sempre di prodotti completi, eh. Questo, il core è fatto e completo, poi ha delle espansioni che vedremo in seguito, ma il core è un gioco completo, non ha bisogno di miniature aggiuntive e altre robe. Ecco, Eutia forse era anche parecchio, tra l'altro, copiato da Mage Knight, però non è un gioco che io ho preso, e per molti motivi miei che non sto qua a dirvi. Sta di fatto che non sono appunto tanti i giochi che si possono definire dei capolavori e che hanno un feeling alla Mage Knight. Ecco, secondo me questo qua invece ha quel feeling lì, però è un gioco che sta sulle sue gambe, cioè non ha bisogno di essere nemmeno paragonato a Mage Knight, se vogliamo, è solo per darvi un'idea a voi, perché è molto difficile trasmettere le sensazioni di un prodotto quando lo giochi, soprattutto di un prodotto complesso e sfaccettato come questo. Ok, e questa è la prima cosa. Seconda cosa, io stesso ci sono passato, effettivamente non si capisce bene come si gioca questo gioco qua, e c'è l'idea che sia complessissimo. Ho fatto dei gameplay, vi ho fatto vedere che non è per nulla complesso, le partite sono tra l'altro molto rapide, una volta che avete preso le poche regole che ci sono si va via lisci. A livello di regolamento è leggero, non c'è chissà che cosa, è molto leggero. Certo, anche qui ci sono un paio di cosucce da dover tenere a mente, ma è normale. Sta di fatto che il gioco vi dà degli strumenti fantastici per entrare dentro, quindi non vi dovete preoccupare dell'approccio e dell'imparare a giocarlo, perché quella è la cosa più semplice. Il problema grosso suo è quello di padroneggiarlo. Cioè, sapere le regole e saper giocare non vuol dire saperci giocare realmente in questo gioco. Cioè, saper giocare realmente è un'altra cosa, e lì ci vogliono ore, 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 esperienze, partite, partite, ma il bello è quello, è crescere col gioco, e poi verremo a questi aspetti. Sta di fatto che il manuale, quello base, abbiamo un rulebook dentro, che non è neanche tanto grande, però sarebbe anche più piccolo, alla fine solo di regole qua, forse sono anche meno di 10 pagine, sì, diciamo una decina di paginette, anche abbastanza leggere, però la maggior parte è un tutorial che voi vi giocate, cioè qua vi giocate proprio una partita passo passo, lui vi spiega le regole nel mentre che vi giocate la partita, e questa cosa praticamente vi insegna a giocare, in men che non si dica, non c'è neanche bisogno di andare a recuperare, a recuperarselo, fate una lettura, ve lo giocate e sapete giocare. C'è qualche cosa che vi sfugge? Avete la Rules Reference, che anche questa non è chissà che cosa, sono 19 pagine. Cioè, rendiamoci conto, noi abbiamo trattato su questo canale giochi da 60-70 pagine, sono 19 pagine di reference, e sono fatte molto bene, tutte in ordine alfabetico, c'è qualcosa che vi interessa, che ne so, combattimento, progresso, ranged, è tutto spiegato tranquillamente, quindi se c'è qualcosa che mi viene in mente, anche a noi è capitato un paio di volte di andare qua sopra, però tutto questo apprendimento che si fa è molto molto semplice, non c'è nulla di complicato qua a livello di regole. E questa struttura mi è piaciuta tantissimo perché è fatta molto molto bene. Ma non finisce qui l'apprendimento, perché abbiamo anche il book, quello della campagna solitaria, che parte proprio con tutta una partita di tutorial, ve la fa giocare tutta, una wave, non tutta, poi vi dice a voi di continuarla. Però due tutorial sono veramente tanta roba in un gioco. Non avevo mai visto addirittura due tutorial.
che ti spiegano mano a mano, ti portano mano per la mano, passo dopo passo, per giocare un gioco di questo tipo. Quindi alla fine imparare a giocarlo è facilissimo. Come ho detto prima, padroneggiarlo è tutto un altro pianeta. Ed è per questo che questo gioco è un capolavoro di profondità, di tattica, strategia, scelte, decisioni, combinazioni, possibilità, combo. Qui c'è un mondo. Se volete un gioco che ha quegli aspetti lì, questo è il top, secondo me, che potete trovare. Avevo detto all'inizio del video che dividiamo in due parti, perché è molto importante fare una suddivisione. Non è la stessa cosa giocarlo con qualcuno e giocarlo da soli. L'ideale sarebbe giocarselo da soli all'inizio. Ora, un'altra cosa che vi dico subito. Allora, questo è un gran gioco, giocarlo con altre persone. Per ora sono riuscito solo a giocarlo in due, non in tre, perché mio figlio purtroppo vuole le miniature, c'ha la fissa e non ha ancora digerito le chip, ma lui è piccolino. Questo gioco senza chip, vi dico subito, non si può fare. Cioè, nel senso che le chip sono proprio funzionali al gameplay e sono loro sono il gameplay, non puoi realizzare questo prodotto senza quello che hanno fatto con le chip qua, Non era realizzabile questa roba qua. Sta di fatto che l'esperienza multi è proprio diversa dalla single player. Ecco, stavo dicendo, in multi è un gran gioco, in single player è un capolavoro. Questo tra l'altro era nato per il solo play, e si vede. Il solo play è curatissimo. Se avevate dubbi a gioco in solitaria, sono tantissimi giocatori che giocano in solitaria, anch'io molte volte preferisco giocare in solitaria perché voglio stare con me stesso, voglio concentrarmi, voglio giochi dove rifletto, dove sto lì, dove non penso a nient'altro e mi butto in un mondo che non è quello che abbiamo intorno. Giochi così molto immersivi tipo questo che ricordo adesso ai Frontier for All in solitaria è un'esperienza quasi mistica, un Too Many Bones, questo qui, cioè sono giochi di quel tipo, Mage Knight stesso, sono giochi di quel tipo lì, che voi vi chiudete lì, siete tranquilli voi stessi e avete enormi soddisfazioni, perché se un gioco non è profondo, non è complesso, quando lo giocate in solo, ragazzi, non dura molto. E voi una volta e voi un'altra, a meno che non vi piacciono proprio i giochi light, io mi rompo le palle in una maniera incredibile. E sono miriadi di giochi che promettevano chissà che cosa, che poi mi hanno rotto le scatole e ho abbandonato, ho mollato, ho venduto. Ma se ne sono una caterva. Ecco, questo qua invece fortunatamente fa parte della schiera dei capolavori, dei grandi capolavori. Ora, affrontiamo prima la parte quella in multi. Giocare in multi, a mio avviso, non è raccomandato come inizio. Voi vi leggete i manuali, vi fate i tutorial, poi dovete farvi la campagna, iniziare a farvi la campagna in solo, perché quella vi apre la mente, vi apre un sacco l'idea di come realmente dovete giocarlo. Se vi iniziate a giocare in multi, questo gioco potrebbe essere che non rende per nulla. Ora, già come feeling, il multi forse sì, si avvicina più a un MOBA, ma comunque non è un MOBA reale, cioè alla fine è più un gioco di tattica, strategia e tattica, un gioco molto molto tattico dove dovete diciamo superare il vostro avversario in astuzia e proprio in cose che andate a fare sulla mappa. Il problema qual è? Che se voi il gioco non l'avete appreso bene, ma ripeto, non a livello di regole, cioè a livello proprio di profondità, non lo giocate al livello che deve essere giocato. È come giocare a scacchi. Se gli scacchi li sapete, li conoscete bene, giocate a un altro livello. Se li avete appena imparati, state imparando a giocare a scacchi, non è come fare una partita ai livelli in dove invece avete dietro decine e decine di ore di esperienza, è proprio un'altra cosa, potrebbero magari anche annoiarvi, certe finezze, certe tattiche non le immaginate neanche, la stessa cosa è qua, se giocate direttamente in multi, molte cose non le farete, ma per un semplice motivo, perché il vostro avversario non le farà nemmeno lui, e quindi voi non sarete spinti a giocare al massimo, e questo qui è un gioco che invece ha bisogno di essere giocato al massimo, ha bisogno che voi spingiate l'acceleratore, che proprio troviate quelle particolarità, quelle sfumature nell'unità, quelle cose pazzesche che così magari sembra di non poter fare, però poi invece scoprite che riuscite a fare. E quindi in multi, se partite col multi, secondo me partite già col piede sbagliato.
Certo, si può fare, vengono delle partite molto probabilmente leggere, molto probabilmente userete sempre le solite due o tre unità di una fazione, molto probabilmente non userete tattiche avanzate e vi accontenterete, però alla lunga così secondo me potrebbe magari anche stufarvi, anche se in multi ha infinite possibilità. Poi adesso stiamo parlando solo del base, non parlo delle espansioni. Perché sono proprio delle aggiunte che non sono assolutamente necessarie. Dentro nel base avete tutto quello che vi serve per godervelo decine, centinaia di ore senza problemi, sia in solitaria che in multi. C'è anche la cooperativa, che è una cosa da non sottovalutare, perché un gioco strategico cooperativo non è proprio una cosa di tutti i giorni. La cooperativa andrebbe affrontata, a mio avviso, come ultimo step. Prima vi godete la campagna in solitario, poi provate qualche partita in multi e poi a quel punto potete godervi la cooperativa. Perché unisce i due mondi. Ora, un'altra cosa particolare del multi, qui la differenza di bravura si sente tantissimo. Cioè, voi non potete giocare con un avversario di più alto livello di voi e pensare di vincere. Cioè, non è come a scacchi. Se uno a scacchi è più bravo di voi, non avete tante speranze, a meno di botte di culo, non avete tante speranze. Ah, ecco, parentesina, sto parlando sempre del gioco senza gli eventi. Gli eventi sono una cosa particolare di questo gioco, spendiamo adesso due parole sugli eventi. C'è un mazzo di eventi che vanno a cambiare tantissimo le regole in campo, a volte tanto, a volte no. Però potrebbe essere che capita l'evento quello che cambia la partita. A molti non piace questa cosa. Un esempio classico: c'è una fazione basata sul volo. Se capita l'evento che il tempo in tempesta, quelli non volano, quella fazione lì è rovinata e non poco. Quindi queste cose cambiano proprio la partita e le statiche e tutto quanto. Secondo me, gli eventi vanno lasciati stare per la maggior parte del tempo. Quando siete veramente scafati col gioco, avete fatto un sacco di partite, vi siete divertiti tantissimo, conoscete a menadito le fazioni, le meccaniche, a quel punto lì vi potete permettere di usare gli eventi e aggiungere il caos nelle partite. E trasformerete le partite in veramente un qualcosa di imprevedibile. Però avendo tutta l'esperienza alle spalle la cosa non sarà frustrante. Se li introducete subito invece potrebbero essere molto frustranti e vi potrebbero proprio sbarellare tutto il senso del gameplay. Quindi gli eventi sono qualcosa che il manuale della seconda della versione 2.0, che è quella che c'è adesso, dice completamente a vostra discrezione, non è necessario usarli. Gli eventi tanto nelle campagne ci sono, sono gestiti dal manuale, ma quelli in multiplayer è meglio lasciarli lì inizialmente, da prendere solo un secondo momento. Quindi ci vuole un giocatore che sia alla vostra portata, che sia al vostro livello. L'ideale sarebbe crescere insieme questo gioco con altri giocatori. Se dovete spiegarlo a qualcuno, voi dovete conoscerlo molto bene e conoscere tantissimo le fazioni che andate a mettere in campo, perché gli dovete dare voi l'aiuto. Vi dovete prendere degli handicap e tutto quanto, perché sennò l'altro non avrà assolutamente nessuna speranza. Poi è un gioco che per giocarlo bene nel multi, appunto come ho appena detto, è fondamentale conoscere le fazioni che si usano, la vostra ma anche l'avversario. Assolutamente dovete conoscere le capacità, le possibilità, il tipo delle sue truppe, il tipo di gameplay che potrebbe fare contro di voi. È tutto fondamentale. Se non conoscete queste cose, la partita non ve la potete godere, ma non potete sperare di farcela o viene fuori. Non la giocate, è come giocare a scacchi non usando i pezzi più importanti, usate solo i pedoni. Questa è la sensazione che vi darebbe se non state attenti a queste cose. Ed è per questo che, come ho detto prima, il multi non è da approcciare immediatamente in questo gioco. Sì, magari potreste fare qualche partitina per impartirvi delle regole, però attenzione, il multi va giocato quando avete un minimo di esperienza e conoscete bene le fazioni che state usando. Ok, immaginando di aver raggiunto questi requisiti, il multi, anche lui può essere eccezionale, cioè si possono avere scontri epici, ma veramente epici, scontri di attrito tirati fino all'ultima proprio wave, all'ultimo turno, cose allucinanti, oppure anche partite lampo. Ci sono delle fazioni che possono avere delle aperture fortissime. All'inizio si potrebbe rimanere un attimino così. Faccio ad esempio, mente locale, la fazione degli Esco, il popolo di uccelli che
che non so qua darvi dettagli, però questi qua volano, possono aprire immediatamente il gioco e chiuderlo dopo 10 secondi. Cioè io tra l'altro una delle partite l'ho vinta proprio in 15 secondi, 15 secondi netti, una sola unità degli air, vinto la partita subito. Perché se l'avversario non conosce la vostra fazione, ecco, ritorniamo sempre a quel fatto lì, se non la conosce, non mette in campo le contromisure giuste, certe mosse sono killer. E sono delle tattiche comunque che voi potete seguire. Se siete bravi, buoni, comprensivi, potete non usare quelle tattiche lì se sapete che il vostro avversario appunto non è in grado di controbattere. Però la cosa fondamentale è che qualunque tattica può essere controbattuta, c'è sempre la contromossa, c'è sempre qualcosa di ingegnoso che potete fare per stopparla, ed è qui che appunto entra in ballo il fatto che dovete essere giocatori della stessa esperienza. Poi ci sono delle fazioni in questo gioco, nel base sono 4, ce ne sarebbero altre 3 aggiuntive, però già quelle del 4 riuscire a conoscerle bene 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 non è facile, perché le fazioni hanno un sacco di unità e abilità. La complessità del gioco chiamata da alcuni in causa è data dal fatto forse che c'è un'abbondanza di abilità, è vero, ce ne sono tante, e in più quando si gioca in solo differiscono un po', poi affronteremo il discorso. Però c'è da dire che le abilità, quelle più classiche delle unità che voi usate sempre, perché se usate una fazione qualche partita ce la dovete fare con quella fazione, almeno 3 partite per capire come funziona e poi per masterizzarla altre decine. E poi alla fine l'imparata a memoria, cioè non è più da andare a vedere, senza contare che lo sheet della fazione ha le unità con le sue regoline, con tutte le sue abilità, ci vogliono veramente 10 secondi andare a vedere cosa fanno le unità, non è niente di scioccante. Ci sono delle unità che hanno delle abilità un po' articolate, quelle vanno capite, perché vanno a inserirsi in un contesto poi di combo che fanno tra di loro. Ora, ritornando alla fazione, le fazioni sono fantastiche. Hanno diversi gradi di complessità, diversi gradi, potrebbero alcune piacere, alcune no, dipende. Hanno dei meccanismi completamente differenti, sia dal punto di vista delle unità, sia dal punto di vista della base, perché ricordiamoci che questo è un gioco dove sviluppate anche una base, che è completamente differente. E hanno delle potenzialità che sono diametralmente opposte. Il poterle sfruttare, cioè il conoscere veramente una fazione, non è così facile, perché vi garantisco che una delle cose, degli errori più banali che si fanno in questo gioco, è che voi potreste affezionarvi ad alcune di queste unità, ad alcuni eroi, e usare sempre quelle. A quel punto lì non state masterizzando in realtà la fazione. Ci sono delle questa è una fazione, una di quella, quella forse basica, quella con cui inizierete il tutorial, quella dei giganti, che ha delle meccaniche abbastanza standard. Però alcune cose non sono così standard. Ci sono delle unità tipo il Forsaken che sono sicuro non riuscirete a capire come usarlo al massimo. Cioè usare un'unità qua è un conto, usarla al massimo è un altro. E questo è un impatto grosso sulla profondità di un gioco, perché vi fa capire che ne avete di strada da fare, cioè non lo esaurite in poche sessioni, in poche partite. Ci sarà sempre il gusto, ci sarà sempre il pensiero che vi viene: ah, ma io questa cosa la potevo fare meglio. Alcune di queste unità sono abbastanza semplici, alcune sono molto complesse, tipo appunto il Forsaken, che a prima vista potrebbe sembrarvi un'unità per nulla forte, ma in realtà ha tutto un suo modo di essere utilizzata che lo rende una delle unità più forti. Stessa cosa vale per gli eroi, stessa cosa vale un po' per tutte le altre. È un gioco di scelte questo, fortissime scelte. Qui si va a ondate, ogni turno voi avete un tot di punti per andare a comprare unità e queste aumentano sempre di più, ma non pensate che alla fine della partita potrete schierare decine e decine di unità, no, perché i punti non saranno tantissimi, sono giusto giusto un pelo più del doppio di quelli con cui partite. Se partite e potete comprarvi una o due unità, alla fine ve ne comprate 4, giusto per darvi un'idea. Vanno scelte veramente con cura e in base alle situazioni tattiche. Cioè ci sono delle unità che in alcune partite faranno la differenza e in altri faranno proprio schifo, saranno inutili. E questa cosa le capite giocando alla campagna del solo. Ed è molto importante, per quello che dico sempre, è molto importante giocare alla campagna del solo. Anche gli upgrade, le torri che andate a costruire, tutto ha un senso molto pesante in questo gioco. Cioè se voi schierate l'unità sbagliata, potete trovare una situazione per la quale poi è difficile magari che riusciate a recuperare.
È un gioco che per certi versi è un po' strettino sulle cose. Come vi ho detto, alcune fazioni possono iniziare che vi fanno il KO immediato se non pensate al metodo di counterizzare quello che fanno quelle fazioni. E lo potete fare solamente se conoscete anche la fazione contro cui giocate contro, che è una cosa fondamentale e che la imparate giocando la campagna del single player. Tutta sta roba è per dirvi che è un gioco molto profondo, grande. Non voglio usare la parola complesso, perché non è complesso nel senso che magari immaginate. È complesso perché c'è tanta roba. Però vi viene tutta naturale mano a mano che ci giocate. Dovete pensare che non è un gioco che voi lo prendete e in pochi giorni, in poche partite, siete re del mondo e voi lo conoscete. No, non è così. È un gioco che, come gli scacchi, richiede mesi, se non anni, di pratica e partite su partite su partite, perché tra l'altro la varietà di questo gioco è talmente elevata, da come viene messa la mappa, dai landmark che ci sono, dal mercato che viene fuori, è talmente elevata, ci sono talmente milioni di possibilità che non potrete mai vedere tutto in poche partite, e ci sono magari delle situazioni che vi verranno fuori una volta ogni 1000 partite, e quelle situazioni possono essere molto differenti da quelle che avete visto solitamente. Quindi è come, proprio come gli scacchi, è un qualcosa di incredibile. Parliamo un po' delle possibilità che dà questo gioco, e siamo sempre nel multi qua, non ho ancora toccato il single, il solo player. Le possibilità sono veramente tantissime, anche senza usare i famigerati eventi di cui vi ho parlato all'inizio. Questo perché la mappa ha una composizione sempre diversa. Ci sono chip che si chiamano landmark, che si vanno a piazzare a caso su questa mappa, che possono essere le cose più disparate, dei portali, dei nemici, degli alleati, delle cose che fanno cose, non vi dico più di così, però anche delle cose, cioè delle sorprese, delle trappole. E però voi non sapete mai all'inizio partita dove sono, se ci sono, e questa cosa, questa situazione potrebbe avvantaggiarvi o svantaggiarvi. Sta di fatto che la componente esplorativa nelle prime fasi è fondamentale, perché è quella che vi permetterà di avere magari quella marcia in più o di sfruttare il campo a vostro favore contro il nemico nelle prime fasi. Poi perde un po' senso da metà in poi, perché la mappa normalmente nelle prime due ondate, sono quattro le ondate, nelle prime due voi la esplorate tutta, tendete a esplorarla tutta, magari vi rimarrà qualcosa a margine fuori dalle autostrade usate, però bene o male quello che dovete fare dell'esplorazione l'avete fatto. Come in Mage Knight qua bisogna sfruttare tantissimo la prima fase per arrivare a un determinato livello, e poi si può iniziare a gestire un po' di più la parte a livello strategico. Mage Knight ha la stessa sensazione, cioè voi Mage Knight, se perdete tempo nei primi turni e non livellate, non andate da nessuna parte, non ci arrivate alla città in tempo per farla fuori, cioè nei primi turni dovete assolutamente fare determinate cose. Qui non siete così stretti, però è meglio che già nei primi turni, se conoscete bene la fazione, vi impostate per quello che poi sarà la vostra tattica. Altro elemento, il mercato. C'è un mercato, sono delle chip che si comprano, possono essere solitamente tre cose diverse, o delle torri, o dei eroi o minion alleati che vi comprate, o degli oggetti. E il mercato non è per nulla banale. Ci sono anche dei landmark, addirittura ci sono dei pezzi di terra che voi potete comprare, e anche questi hanno un impatto pesantissimo sul gioco. C'è una partita che ho vinto grazie a posizionamento di uno di questi, tra l'altro. Quindi bisogna veramente pensarci. In più il mercato è interattivo, una fase in cui voi interagite anche con l'altro giocatore, e quindi anche lì prendersi una chip o meno e non lasciarla all'altro può pesare. Sta di fatto che il mercato a volte vi va contro, non trovate quello che potete, che vi serve all'inizio, ma a volte è fondamentale, cioè all'inizio vi dà quella cosa in più che vi permette di non beccarvi danni già di prima wave. E anche quello quindi pesa, ed è sempre vario. Tra l'altro con le espansioni il mercato praticamente raddoppia di dimensioni, però non sono fondamentali, già quello che c'è di base c'è tanta roba. E poi c'è la parte della vostra fazione. Allora, qui avete è una medaglia con due facce, in poche parole. Da una parte avete la vostra base,
ogni base, ogni fazione ha una base con diversi upgrade lineari, nel senso che voi partite dal primo livello e andate giù fino al terzo livello. Non tutti hanno tre livelli e questi sono differenti per ogni fazione. Però questi upgrade qua non li dovete andare a fare a caso, li dovete agganciare con la tattica generale che avete in testa, la strategia generale che vi siete immaginati per quella partita, e agganciarla alle unità, perché questi upgrade sono strettamente legati alle unità, a parte che alcuni proprio si palesemente potenziano delle unità piuttosto che altre, e poi vi permettono a volte di livellare l'unità e di dare all'unità quella marcia in più che vi serve. Le unità dietro sono parecchie, non è, penso, difficilissimo che le andrete a usare tutte in una partita, perché ci sono delle combo legate agli upgrade della base e all'unità per le quali bisogna seguire determinate strategie. Allora, potete fare il mischione, non è che funziona tanto. Dovete capire in una partita dove andare a concentrarvi. Vi faccio degli esempi così, giusto per non rompervi le scatole, però potreste concentrarvi su unità piccole, però potenziate a dovere e averne tante, o su poche unità, se non nessuna unità, solo eroe o una singola unità molto forte, e giocare su quella. Il tutto unito alla tattica di quale delle vostre spire, ne avete quattro tipi, ogni fazione di base ne ha quattro tipi, andare poi a costruire sulla mappa. E ciò è in funzione del vostro nemico e di come è fatta questa benedetta mappa. In più avete anche gli eroi. Gli eroi avete quello di partenza, questa fazione qua può partire con qualunque eroe, e ci sono anche qui un sacco di tattiche anche con gli eroi. Vi faccio un esempio banalissimo. Allora, con questi qua potreste partire non con l'eroe gratis, ma spendendo punti per prendere, partire ad esempio con Drang, che costa 4 punti. Nella prima wave voi di punti ne avete 5, se prendete lei, gioco forza che le altre non potete prendere nessun'altra unità. Però cosa comporta prendere solo lei? Innanzitutto che lei andrebbe benissimo contro la fazione degli uccelli perché riesce a tirarli giù, ma soprattutto c'è la regola base che se voi non avete minion, l'eroe dell'altra fazione è bloccato, va in una modalità per cui non fa un tubo. E bloccare il suo eroe non è una cosa da poco. Riuscire a gestire la partita inizialmente con solo lei, delle spire, facendo sì che l'eroe del nemico non livella, non si migliora, e quindi lo bloccate, anche qui è una tattica che potrebbe essere molto forte in alcuni tipi di partite, cioè quindi non è detto che voi dovete andare a schierare per forza delle unità inizialmente, potete anche aspettare, ok? Ora, non voglio stare qua a dilungarmi perché ci vorrebbe un video per ogni singola fazione, e non so se lo farò mai, perché ce n'è da dire veramente per ore e ore e ore a parlare di una singola fazione. L'idea solo che voglio darvi è che questo gioco ha una profondità che è immensa. E questa è, se vogliamo, la fazione quella più semplice. Già su questa io ho basato adesso le mie riflessioni, ma le possiamo fare anche sulle altre. Ci sono, ad esempio, quella fazione degli uccelli, che è completamente diversa da quella là, ha proprio una gestione che la senti che è differente. Cioè, allora, nel gioco c'è una valuta che è la source e poi avete i punti vita del vostro gate. Anche qua, da una fazione all'altra, cambia tantissimo il come la utilizzate questa valuta, il come fluisce nelle vostre casse, il come viene spesa, il quanto viene spesa. È tutto veramente molto differente, ma dovete proprio pensare in maniera differente. Se passate da una fazione tipo quella dei giganti a questa qua degli Ears, dovete fare una partita completamente diversa, dovete cambiare la vostra mente e giocare in maniera completamente diversa. Qui avete anche qua una miriade di altre combo, di cose, potete andare su alcuni tipi di unità, su un altro tipo di unità, insomma, avete capito, sto diventando logorroico. C'è una profondità che a mio avviso è rarissimo trovare da altre parti. E tutto ciò è moltiplicato per 4 e poi per 7 se avete le altre fazioni. Ora parliamo del single player. Allora, questo gioco, come ho detto, era nato per essere giocato in single player ed è semplicemente fantastico. In single player voi dovrete affrontare una campagna fatta da 4 missioni per fazione, per tutte le fazioni, ci sono anche quelle delle espansioni, ognuna ha la sua campagna. Queste campagne hanno tutti dei setup, delle mappe
customizzate, fatte ad arte. E la differenza grossa col multi è che qua vi dà la sensazione di esplorazione e di scoprire un mondo che non conoscete. C'è anche una parte che dovete leggervi all'inizio di una... Cioè, ci sono delle cose che andate a leggere nel libro, quello del solitario, che è molto grande, è un libro bello corposo, che vi danno idea della situazione, di cosa state facendo, cioè una parte narrativa c'è, non è così pesante. E poi avete questi scenari con delle mappe diversissime, con delle cose diversissime, degli obiettivi diversi, dove ci sono missioni anche da RPG dentro qua, da GDR, RPG, roleplay game, ma da gioco di ruolo. Non è solo attaccare l'altro, per quello che non vi dà l'idea di giocare a un MOBA. Vi dà moltissimo l'idea di stare a giocare a un gioco anche alla Heroes of Might and Magic, se vogliamo, anche se i combattimenti non c'entrano con quello, però un qualcosa dove voi uscite con l'eroe, esplorate la mappa, andate a vedere, dovete fare determinate cose, compiere determinate azioni, e per portarvi a casa la vittoria non è detto che dobbiate sconfiggere per forza il gate del nemico. Assolutamente, ci sono sempre tre condizioni e sempre c'è anche altra roba da fare. Ad esempio, in questa missione particolare, in questa mappa particolare, bisogna fare delle missioni, bisogna recuperare degli oggetti, cose di questo tipo. Queste mappe sono fantastiche. Il design è fantastico, sono sempre diverse, non occupano neanche tanto tavolo e sono a tutti gli effetti dei mini puzzle da risolvere. Cioè, voi dovete risolvere la situazione. La cosa fantastica del solo, rispetto al multi, è che nel solo voi partite praticamente sempre svantaggiati. Avete meno risorse, meno unità, il nemico è già piazzato, ha già delle cose anche molto forti e voi dovete capire come fare a farcela. Questa cosa sviluppa in voi un senso di sopravvivenza e di andare veramente a sviscerare la vostra fazione, perché dovete tirare fuori il massimo da quello che avete. E quindi lì andrete veramente a capire com'è questo gioco e a godere di questo gioco. Un esempio velocissimo è ad esempio la prima missione, la prima missione della campagna, che a molti sembrerà un muro invalicabile. Effettivamente sulla carta, anche io quando l'ho vista, ho detto, ma cioè, sono matti questi, io come faccio a fare queste cose, a superare questi ostacoli? In realtà al secondo tentativo, non so perché sono bravo, io un po' sono bravo in questi giochi, sono riuscito a passarla obliterandola totalmente, cioè sono riuscito già alla wave 2 a disintegrare tutte le difese nemiche, alla wave 3 l'ho chiusa per KO proprio, l'ho distrutto tutto, eliminato tutto, prima del tempo, prima della wave, della famigerata wave 4. Sarò stato bravo io? Può essere. Sta di fatto che mi sono veramente studiato bene la fazione che stavo usando. E ho usato delle cose che inizialmente neanche immaginavo lontanamente di usare. Poi tutta questa esperienza l'ho portata ovviamente nel multi, cioè tutta l'esperienza che fate qua nel singolo voi ve la portate nel multi, ed è questo il modo in cui voi arriverete a padroneggiare veramente bene una delle fazioni, che è la fazione che userete. Voi andate avanti, fate tutta la storiella, vi fate tutte le fazioni. Il gioco sarà molto lungo perché è difficile che al primo tentativo ce la farete. Normalmente qualche tentativo ci vuole, potrebbe essere che vi incaglierete in alcune mappe, magari lì non ce la farete, quantomeno sarà molto difficile riuscire a portare a casa tutti e tre gli obiettivi. Voi potete anche vincere con un obiettivo solo, c'è un sistema di ranking che alla fine della campagna andate a vedere quanti punti in totale avete fatto, ve ne potreste anche fregare, o se siete dei completisti assoluti invece vi accanirete su una missione finché non l'avrete fatta proprio perfetta. Adesso io questo non lo so, sta di fatto che ce n'è tanto di gameplay. Ora, il gioco è vero che è veloce, ma una partita le sue 2-3 ore le porta via, non siamo mai riusciti a farne due in una singola sessione, perché una partita anche in multi, cioè l'unica volta è quando ho vinto in 15 secondi, poi la partita anche in multi può durare quelle 2 orette, 3 orette, perché impiegherete tanto tempo non nel spostare le vostre unità, ma proprio nel ragionare, nel fare i vostri piani, nel comprare le cose da comprare, quelle cose lì portano via tempo, ma non ve ne accorgerete, cioè il tempo volerà tantissimo, in solo poi il tempo si fermerà per voi e sarete concentrati qua. Poi quando vi ripiglierete vedrete l'orologio, sono passate 3 ore e non ve ne siete neanche accorti. E queste missioni sono veramente divertenti. Poi andando più avanti apprezzerete tutte le varie fazioni, ci sono delle missioni incredibili, delle sorprese, c'è veramente tantissimo che non sto qua a raccontarvi. Però si vede che è stata fatta con passione, è stata fatta veramente bene, il gioco è stato fatto
inizialmente per essere giocato in questo modo. A un certo punto vi verrà la voglia di spaccare tutto e di giocare contro il mondo, cioè vorrete farvi delle missioni custom e tutto quanto. Non c'è problema, perché alla fine di questo manualone qua c'è una modalità endless, cioè infinita, che volendo potete fare anche ben prima di aver fatto la campagna. Magari potreste fare una endless ogni volta che terminate la storia di una fazione. Prendete quella fazione dopo che la conoscete veramente bene e vi cimentate nella endless. La endless non è buttata lì a caso, non è accrocchiata, è studiata bene, ha delle ondate gestite, c'è una tabella di ondate gestite fino alla wave 28, poi si vanno a ripetere alcune cose, però ci sono tutte le tabelline, tutte, ci sono delle piccole tabelle che vi indicano come procedere in questa endless wave, e voi andate a giocare contro tre avversari, cioè veramente tanta tanta roba. E dovete resistere, qua dovete costruire un motore economico e militare che riesca a sopportare più ondate possibili. E poi potreste fare una gara con voi stessi, vedere con quale delle fazioni voi siete riusciti a resistere di più, oppure con dei vostri amici chi è riuscito ad arrivare più in là. Potreste gestirla come volete. Sta di fatto che in questa modalità qua, cioè voi potete veramente fare di tutto, anche perché poi la mappa ve la costruite voi come cavolo volete. Lui ve ne propone una, cioè una mappa standard che vi propone, ma vi dice anche che è questa qua, molto semplice, tipo quella delle multi, però vi dice anche che volendo potete prendere 7 pizze a caso, queste qua sono le isole, si chiamano di neoprene, e farvela come volete. E quindi questa qua è una modalità a tutti gli effetti infinita. E non è pallosa, perché, cioè, quantomeno, per com'è profondo questo gioco, per tutto quello che avete, c'è veramente tantissimo da sperimentare. E parte che non è che voi la iniziate e arrivate alla 30ª ondata la prima volta che la iniziate, cioè non è proprio così. Cioè, contro avete 3 fazioni, normalmente giocate contro una fazione sola, qui ne avete 3 contro. Quindi, se magari counterizzate una, le altre vi fanno il culo a strisce. Cioè non è proprio facile qua, cioè bisogna veramente ragionarci tanto. Però sta di fatto che alla fine rende questo gioco infinito, completamente, totalmente infinito. Ok, non vi basta questa scatola base, può essere, vi innamorate del gioco come è successo a me, non vi basta, dovete avere tutto, dovete avere di più. Perfetto, ci sono altre fazioni molto molto interessanti, molto diverse, che sono quella degli insetti, quella dei pirati e quella dei, mi viene in mente, disperati, sono delle specie di mercenari, dei rivoluzionari, che sono una cosa completamente, ma proprio differente su tutto rispetto alle altre fazioni. Non hanno neanche le loro unità, usano quelle del mercato, cioè fanno cose allucinanti. Tutte queste fazioni ovviamente sono state create a regola d'arte. Gli insetti sono divertentissimi, hanno una campagna fantastica, i pirati hanno un meccanismo che è molto sentito a livello piratesco, vanno in giro con la nave, possono far cadere le unità dal ponte, hanno i cannoni, cioè fanno cose da pirati, sono molto forti tra l'altro come fazione. Quelli della ribellione, gli uprising lì, si chiamano così, anche loro, tra l'altro sono la fazione più difficile, hanno tantissimo da studiare, da capire, da imparare, da masterare per riuscire poi ad essere sfruttati al meglio. Partono con i portali, sono staccati dall'isola, insomma c'è di tutto di più. Inoltre c'è un'espansione, diciamo, generale che aggiunge un po' di roba, e principalmente aggiunge roba alla modalità in multi, molta più varietà, più mercato, più carte, più eventi, più reliquie. Ecco, ci sono anche delle carte di oggetti chiamate reliquie, non ne vedete tantissime durante una partita, una o due ne vedrete, a volte però sono degli oggetti molto molto buoni che vi possono dare degli aiuti preziosi. E poi ci sono dentro in questa espansione, ci sono anche dei noprene in più, un paio di isole di noprene grosse, un po' di quelle piccoline, per dare ancora più customizzazione alla mappa e creare mappe molto molto interessanti. Ora, mentre le fazioni sono chiaramente la prima scelta, questa espansione qui, se siete completisti come me la prenderete, altrimenti potreste, c'è chi dice si può farne anche bellamente a meno, ma lì dipende, non lo so, cioè per come sono io, a me piace il prodotto completo e quindi
No, cioè nel senso che a me piace averla questa espansione, però ripeto, non è, è a vostro gusto e discrezione. Prima provatevi il base e poi potrete decidere. Invece, una cosa su cui mi sento di dover dire che serve sono le ciclette di vita premium. Ecco, purtroppo una delle cose che fa la Chip Theory Games è mettere sempre chip di livello scarsissimo come il chip vita. Sono quelle leggerissime, non sono di qualità come le chip normali che ci sono nel gioco. E quelle di vita qui stonano di brutto. Perché questo gioco, come ho detto all'inizio, ha una dimensione tattile e giocosa fortissima, più di Too Many Bones. E qui creerete molte più pile, maneggerete tantissimo queste chip. Averle di qualità diversa, ragazzi, stona. E soprattutto nelle pile grandi, avere quelle pesanti sopra, queste cose leggerine sotto, vi vola via la torre e tutto quanto. Cioè non lo so, qua ci devono stare per forza. Invece, per quanto riguarda le miniature che probabilmente avete visto, ecco, io quelle non le prendo, non le prenderò, a parte che hanno un prezzo, secondo me, esagerato, però potrebbero andare a rompere anche le scatole per quanto riguarda l'ergonomia del gioco, perché è vero che per certi versi spiccano di più le torri, ma è vero anche che vanno a interrompere la vostra linea visiva e magari possono dar fastidio. Di base, senza quelle, il gioco è leggibile. Allora, se c'è poca roba sulla mappa è leggibilissimo. I codici colore delle chip sono fatti apposta per essere intuiti così a colpo d'occhio. Quando c'è tanta roba, noi siamo arrivati ad avere decine di pile di queste chip in giro con 5-6 spire a testa, quindi c'era veramente tanta roba. Se state un po' concentrati, non c'è tutto questo problema. Ecco, la cosa delle abilità. Ho detto che sono tantissime. Finché giocate in multi, nessun problema, avete questo foglio qua. In single, le abilità sono leggermente cambiate, perché ovviamente usate dall'intelligenza artificiale del gioco, non possono essere le stesse del multi, non è che l'AI prende decisioni come voi. E sono riportate sia nel manuale della campagna solitaria sia nel manuale del co-op. Questo per vostra utilità, perché voi quando giocherete da soli avrete questo manuale aperto per vedere le varie condizioni delle varie wave, quello che vi serve per ogni turno del gioco, e potrete tenere quello co-op aperto sulla pagina delle abilità, che sono tante, come vedete, e così avete un minimo di comodità. Certo, io avrei preferito anche lì una roba di plasticazza bella dura e resistente come queste, magari fronte e retro, però non è stata fatta. È stata fatta una cosa del genere invece per le chip del mercato e i landmark che ci sono. Avete questa è generale. Questo qua è un eroe, se chi si chiedesse cos'è questo scheletro, è un eroe che si compra al mercato, che per certe situazioni è molto forte, per altre no, dipende appunto dalla situazione. Qua tutto dipende sempre dalla situazione. Quindi, tutto sommato, questa cosa delle abilità a me non dà fastidio per nulla. Sinceramente, non c'è nulla che mi ha rotto il gioco dal punto di vista di ergonomia, di regole, di nulla. Le regole sono spiegate bene, lo impari bene, c'è la reference, ci sono queste schede qua delle fazioni che sono fondamentali, anche mettersi a studiare. Ecco, mettersi a studiare le fazioni fa parte del gioco, cioè è una goduria. Cioè, capire, soprattutto quando iniziate a prendere in mano una fazione tipo questa qua, esempio, dei Narora, che non è menzionata praticamente nei tutorial, questa la dovete iniziare a studiare voi da zero, vederla voi da zero. È una fazione che per certi versi è complessa più delle altre, vedete quanta roba c'è scritta qua nelle varie unità. Fa parte del gioco, cioè il divertimento non è solo mettersi lì a giocare, ma è ritagliarsi una mezz'oretta, un'oretta anche, e prima andarsi a studiare una fazione, immaginarsi come va usata, provarla poi sul campo e tutto quanto. Che però, ripeto, risulterà tutto naturale seguendo la campagna del single player, del gioco in solitaria. Ok, che altro dire? Beh, sulla qualità dei componenti non vi ho detto nulla, perché ormai do per assodato che chi conosce questa casa qua, cioè, sa cosa aspettarsi. Cioè, abbiamo componentistica al top, non c'è paragone con gli altri giochi. Tant'è che se voi giocate tanto a questi giochi da Chip Theory Games, quando poi passate a quelli normali, in certi casi vi cadono un po' cioè, veramente,
dite ma perché non fanno tutti, cioè non si può fare tutti i giochi a modi questi qua, perché poi appunto i prezzi limiterebbero, però un po' ci rimanete, cioè, poi volete sempre qualità, qualità, qualità. Ecco, amate le miniature, odiate le chip, lasciate perdere i giochi della Chiptare Games. Non sapete cosa vi perdete, cosa posso dirvi? Buono o peggio per voi, nel senso che un gioco come questo è fortemente legato alle chip. Cioè non puoi immaginare di farlo, tantissime meccaniche qua dentro sono proprio fattibili grazie al fatto di queste chip, che vanno posizionate in un certo modo, che vengono spese in un certo modo. Non puoi farlo in altri modi, cioè non si riesce a farlo in altri modi. Poi sulla chip avete comunque tutti i dati di un'unità e anche di chiarissima lettura. I disegni sono di qualità eccezionale. Siamo ai livelli di Too Many Bones, per certi versi anche di più. Siamo veramente a un livello altissimo qua di rappresentazione. Può piacere o non piacere lo stile, ma la qualità, i particolari, i dettagli su qualunque raffigurazione, anche sulle carte, sono veramente bellissimi. Cioè, dal punto di vista artistico, questa casa qua è fantastica, fa veramente della grafica pazzesca. Questo gioco qua, secondo me, è uno dei migliori, cioè, insieme a Too Many Bones è il migliore che questi qua della Chiptare Games hanno fatto. Allora, per certi versi, devo dire che questo probabilmente mi piace anche di più di Too Many Bones. A dire la verità non è che l'ho capita bene questa cosa, cioè sono veramente molto combattuto. Dovessi scegliere tra i due, cioè durissima, ora che ho scoperto questo, è molto dura, perché... Allora, per certe cioè voi giocate un gioco anche in base a come siete voi, cioè alla situazione mentale in cui vi trovate, emotive e tutto quanto. Ci sono situazioni per le quali mi piace giocare un gioco alla Too Many Bones, che è un po' GDR, un po' avventura, però poi ci sono delle situazioni nei quali mi piace giocare un gioco strategico, tattico, dove combatto, dove muovo unità, dove mi sento un overlord e faccio queste cose qui. Quindi tutto dipende dal momento in cui vi trovate, no? A livello di qualità siamo uguali, cioè qualità siamo assolutamente uguali. A livello di profondità, forse questo si spinge oltre Too Many Bones, è ancora più profondo. Too Many Bones ha il suo punto di forza nella varietà di personaggi, ed è più dispendioso di questo gioco qua, perché Too Many Bones, se avete solo il base, non lo potete sfruttare al 100%, ci vogliono i personaggi aggiuntivi, che danno tanto, ma tanto di più a Too Many Bones, vi amplificano da matti l'esperienza, vi fanno capire quanto geni siano quelli da Chiptare Game, e quindi alla fine vi trovate un gioco che potenzialmente è molto molto costoso, Too Many Bones. Questo col base avete fatto e finito, in più ci aggiungete gli alt premium, che ripeto ancora ci vogliono, e siete tranquilli a posto. Tutto il resto è un di più che vi potete mettere dentro, ma non è che al gioco gli manchi qualcosa, non è che ha bisogno per forza di avere delle cose in più. Poi su Too Many Bones adesso arriva Unbreakable, mannaggia che a me non me l'hanno fatto arrivare e non ho per ora notizie che arrivi, ho visto che alcuni di voi è già arrivato, alcuni l'hanno anche già messo in vendita, ragazzi, come si fa a vendere? Ognuno fa quello che vuole, però... Dovrebbe arrivare anche quello, e Unbreakable chiude il cerchio di Too Many Bones, va ad aggiungere una fracca di roba, non so quanto ci impiegherò io a poterlo vedere bene. E devo dire che in questo momento, che mi sto gustando questo, che ogni sera noi giochiamo a questo, spezzare il ciclo di questo non mi va per nulla. Quindi è molto molto probabile che quando arriverà Unbreakable io farò l'unboxing, vi farò vedere, però ne passerà un po' di tempo prima che io... vado ad aprirlo proprio, non credo neanche che lo aprirò, lo terrò lì in caldo, poi prima o poi lo andrò ad aprire sicuramente, ma non credo sarà con tempistiche brevi, perché comunque sto giocando anche a Airborne Ranger, che sì, carino, potrebbe, alcuni potrebbero non piacere, però questo qui mi sta veramente assorbendo tantissimo tempo, perché abbiamo voglia di giocare a questo. Ma non è solo la questione della novità, è proprio la questione scacchistica di profondità che ha dietro questo titolo.
dopo che giochi una miriade di titoli, giochi tantissimi, di tutti i tipi, profondi o non profondi, ti crei un punto di equilibrio, no? Punto di equilibrio qual è? Per quanto mi riguarda, parlo, poi ognuno ha il suo. Allora, non voglio un gioco troppo fiddy, con troppa roba, troppi token, troppo incasinato, che mi ci vuole un'ora ad apparecchiarlo, un'ora a sparecchiarlo. Per quei giochi lì devo dedicarci, che ne so, 2 settimane di fila e poi li faccio e li finisco e ok. Non voglio un gioco troppo leggero che mi rompe le palle, cioè metto in tavola un gioco leggero che sono lì che non ha da pensare, mi rompo le scatole, giochiamo 2 volte poi noia, via. Questo si sposa, rientra perfettamente nel mio equilibrio, perché è un gioco rapidissimo da intavolare, cioè veramente scatola organizzata benissimo, pochi componenti, materiali, metti lì, tac, le tue tray, tutto pronto, 5 minuti, 10 minuti al massimo, se è pronti per una partita. Metterlo via anche lì, appunto 5-10 minuti al massimo lo metti via e non lo lascio intavolato, l'ho lasciato intavolato sulla mia scrivania per le campagne in solitario, adesso lo tiriamo fuori tutte le sere in multi, lo giochiamo qua sul tavolone, molto pratico come gioco. E poi non è un gioco che ti rompe le palle sulle regole, perché anche qua, cioè quando ho un gioco dove ci sono 60 pagine di manuale e devo ricordarmele tutte, dopo una settimana magari qualcosa non mi ricordo, devo riprendere il manuale 20.000 volte, io mi rompo un po' le scatole, cioè va fuori dal mio equilibrio. Questo qua è un gioco che una volta imparato a giocare è come andare in bicicletta, poi lo sai giocare, tutto lo sforzo è nel sfruttarlo al massimo, e quello è il divertimento, ma lo fai in partita, non devo stare lì a prepararmelo prima, a pensarci, si intavola, si parte, in partita, boom, ti butti dentro, è tutto a pensare a tattica, strategia, cosa fai, cosa non fai, che combo sfrutti, tutto quanto. Ed è uno di quei giochi che ti porta poi a sognartelo la notte, cosa che non è che mi capita così spesso, perché hai fatto una cosa, poi te la risogni, te la rivedi, dici, cavolo, però potevo fare quell'altra. Ho fatto i video dei gameplay, inizialmente, dei semplici gameplay della prima partita qua della campagna, no? Cioè, voi non avete idea voi, a rivedermi quei video, di quante idee mi erano rimbalzate in testa per fare le cose, per immaginando di fare le cose in maniera diversa da quelle che ho fatto, strategie che mi si aprivano, idee che mi venivano, cioè non avete idea solamente a riguardarmi una partita. Ecco, questo è uno di quei giochi, come gli scacchi, perché gli scacchi si fa così, dove tu ti dovresti registrare una partita e poi te la vai a rivedere e lì vedi gli errori, le possibilità, quello che manca. Cioè siamo veramente a quei livelli lì, avresti anche gusto a rivederti le tue partite per capire poi quali altre strade avresti potuto prendere o quali esperimenti avresti potuto fare. È un gioco che te lo sogni la notte questo, cioè ti immagini tutte queste cose qua. Ora, se non è un capolavoro un gioco del genere, mi dite voi quali sono i giochi capolavoro. Poi ognuno, per carità, ha i propri capolavori in testa, è molto probabile che il Monopoly sia in testa di alcune persone un capolavoro. Ma non c'è nulla di male, cioè non è che sto demonizzando, cioè ognuno, ripeto, ha la testa unica e fa quello che vuole e pensa quello che vuole. Però per quanto riguarda me, e se voi mi seguite è perché probabilmente siete anche in accordo o quantomeno siete sui binari che seguo, cioè siete sui miei stessi binari, siete d'accordo con me, siete, non so come dirla, comunque siete affini, vi sentite un minimo affini a come la penso io, come gioco io. Per quanto mi riguarda non trovo altre parole che posso usare. Un gioco del genere per me è un capolavoro, cioè un gioco che non mi stanca, sta nel mio equilibrio corretto, cioè sta nei miei tempi, non supero mai le 3 ore, posso anche chiudere una partita in un'oretta o anche meno e poi ne faccio magari un'altra a suo tempo, me lo penso la notte, me lo sogno, mi immagino le strategie, non vedo l'ora di andare a esplorare le nuove fazioni. Ecco, quelle dell'espansione non le ho toccate, le conosco ma non le ho toccate. Non vedo l'ora di andare ad esplorare quelle nuove fazioni, scoprire cose nuove, non vedo l'ora di cimentarmi nella Endless Mode per vedere fin dove riesco ad arrivare, non vedo l'ora di sfidare mio fratello in cooperativa, ecco, la cooperativa non l'abbiamo neanche trattata tra l'altro, per vedere cosa riusciamo a fare, non vedo l'ora di giocarlo in 3, in 4 non credo che lo giocherò mai, però quantomeno in 3, immagino cose che potrei farci. Ricordiamoci, è un gioco, è vostro, ci fate quello che volete. Volete farvi le mappe custom, ve le fate. Volete farvi scontri custom, ve li fate. Volete giocare voi contro 2 avversari, voi contro 3, voi contro 4. Cioè, potete fare quel cavolo che volete. Volete fare in 3, 1 contro 1 contro 1. Cioè, tutte queste cose qua vi permette di farle. Perché quando la base è solidissima,
cioè voi potete poi rimpastarvela come meglio credete. Ecco, una cosa che, di cui parliamo subito prima di chiudere, la Coop ha un altro libro, non ha tante missioni come quelle del solo, mi pare che sono 8, possono sembrare poche, ma anche qua ogni missione è un mondo praticamente, dove si va a giocare con l'AI in 2 contro 2 e ovviamente voi giocate con i vostri amici. Non è sempre 2 contro 2, è anche 2 contro 1 a volte, ci sono ad esempio qua componenti mercenari, oppure 2 contro nessuno, 2 contro sorpresa, cioè ci sono tantissime situazioni e sono situazioni sempre rigiocabili queste, cioè potete rigiocarle quante volte le volete. Come vengono poste le mappe qui è fantastico, perché è quel tipico gioco, quel classico gioco che non ha nulla di complesso, ci sono pochi elementi che però poi fanno infinite combinazioni, un po' come giocare con Lego, non so, cioè non so neanche più come spiegarvela sta cosa, però è un gioco che dovreste a mio avviso provare. Purtroppo è uno di quei giochi che secondo me sono stati pubblicizzati peggio in assoluto e che danno un'idea di sé che è la più distante forse da poi quello che realmente sono, e io stesso appunto ci sono passato, e tantissime persone con cui parlo così non hanno, cioè anche nonostante i video che sto facendo, probabilmente non hanno ancora capito bene com'è, le sensazioni che dà, il perché probabilmente per loro questo sarebbe il gioco ideale, ma non lo sanno e hanno paura, ma posso anche capirlo, perché prima di spendere 150 euro un minimo di dubbi tu te li fai, cioè non avete idea io di quanti dubbi mi sono fatto, ho passato anni prima di prenderlo e l'ho preso così in un impulso di hype selvaggio, che avevo l'hype per Skyrim, che arriverà chissà tra quanto, minimo 2 anni, vedevo le unità di Skyrim diverse, e qua vedevo che tu appunto avevi questi esercitini di unità e ho detto vabbè, lo prendo, o male che vada, un gioco della Cipriari Games, il mercato ce l'hanno, dovrebbero avercelo tranquillo, male che vada, lo provo, poi se non mi piace lo rivendono. Però no, sono rimasto completamente totalmente affascinato da quello che hanno creato e ci ho fatto proprio il video apposta, definirlo un MOBA, oltre che non completamente corretto, è molto molto ma molto ristrettivo, denigrante, svilente di un prodotto del genere, non puoi definirlo un MOBA. Le sensazioni in solo sono quelle di esplorare terre, misto tra un GDR, perché livelli i tuoi eroi, li livelli con le abilità e tutto quanto, sviluppi la tua base, cioè non so, io da quello che ricordo dei MOBA, che ho visto dei MOBA, non mi hanno mai dato sensazioni di questo tipo. Poi vi ho spiegato anche nell'altro video, molte differenze ci sono rispetto ai MOBA, non hai minion tutti uguali, non sono tutti differenti, hai il sistema di combo qui che è una cosa pazzesca, cioè non me la dà proprio la sensazione di MOBA, a me mi fa venire in mente il Mage Knight, mi fa venire in mente Heroes of Might and Magic, mi fa venire in mente quella roba lì, roba strategica di quel tipo lì, e quando gioco in solo è il paradiso del solo, cioè tu ti metti lì, devi risolvere questa cosa, devi farcela contro forze soverchianti più potenti di te, devi usare quello che hai, cioè tipo survival, cioè devi proprio sopravvivere e arrivare fino in fondo. Alla prima volta ci pensi a sopravvivere, la seconda pensi a vincere, la terza pensi a fare tutte gli obiettivi che hai, cioè è una roba del genere, cioè non lo so, non voglio, ragazzi, parliamoci chiaro, io non sto vendendo nulla, non me ne frega un tubo di vendervi questo gioco qua, non voglio convincervi a giocarlo, fate quel cavolo che volete, vi sta sulle palle Chip Theory Game, non prendetelo, vi sta sulle palle le chip, non prendetelo, non mi piacciono i giochi così, lasciate proprio perdere, no? Assolutamente non voglio vendervelo. Vorrei solo che chi, io so che tra di voi ci sarà gente che questo gioco lo apprezzerà da morire, ma mi spiace sapere che queste persone non hanno idea che appunto ci sia, a parte che molti non hanno idea neanche che esista sto gioco, e l'ho scoperto oggi in alcuni post sul gruppo lì dei giochi da tavolo di Facebook, dove c'era una persona che cercava questo gioco, non lo sapeva, ma cercava questo gioco. Questa persona mi ha detto, ah, ma il prezzo è alto. No, il prezzo per tutta la qualità e tutto quello che è dentro, ma a livello proprio di contenuti è molto vantaggioso ed è molto meno di molti altri prodotti che hanno quella fascia di prezzo lì. Comunque sta fatti suoi, per carità, se vorrà prenderlo o meno. Però questo che mi preme più che altro, far arrivare
l'idea giusta alle persone che potrebbero veramente apprezzarlo. Perché lo faccio non lo so nemmeno io. Mi viene a dire, sono un beneficio, no, sono un samaritano né niente. Non lo so, se vede che sono buono io di mio. Mi piace l'idea che le persone vedano le cose giuste nel modo giusto, questa cosa, ma neanche detta così, anche brutta. Mi piace divulgare, far sapere com'è realmente una cosa. Soprattutto a me dà tantissimo fastidio quando parlano di un qualcosa e poi tu vai a provare quello che hai sentito e visto, non rispecchia, non dico quasi per niente, ma non rispecchia poi quello che invece sono state le mie sensazioni. Questo è successo per diversi prodotti, nel bene e nel male, perché a volte parlano benissimo di prodotti, poi sono andato a provarli, mi sono caduto alle balle, ma come cacchio fai a parlare bene di un prodotto del genere? Cioè, come si fa a dire, poi vai a provare una schifezza o qualcosa di tiepido, insipido, inutile. Ecco qua, grazie al cielo, e solitamente mi capita con i giochi da cui rifuggo, i giochi quelli che a cui do un sommario giudizio affrettato, sono poi quelli che più mi sorprendono. Questo è stato da me immediatamente, pum, cassato come MOBA, che era quello che sentivo, visti alcuni video in giro, ci ho capito un tubo di come si giocava, e visto un video particolare, ho pensato, se è tutto sto disastro che dicono, ragazzi, sono comunque 150 euro da buttarci dentro, cioè, ciao. Però avevo sempre il tarlo, ma porca miseria, ma questi qua della Cipteria, ma possibile che hanno fatto veramente una cosa del genere? Ma possibile che sia così brutto da buttare? Possibile che... E poi l'ho provato, niente. E niente, e siamo qua, siamo arrivati ormai alla fine di questo video, io spero sia stato interessante per voi, ormai l'ora è tarda, e dovrò andare anche a Ninna, no, in realtà no, perché stasera faremo un'altra partita a questo, useremo delle fazioni particolari, faremo un po' di ricerca su queste fazioni, faremo delle partite più che per agonismo, proprio per mera ricerca delle combo possibili che queste fazioni permetteranno di fare, quindi... vi saluto per ora perché mi aspetta Claude Spire. Alla prossima ragazzi, grazie di aver seguito questo video, mi raccomando se volete iscrivervi o lasciare un like, abbiate questa accortezza che a voi assolutamente non costa nulla. Grazie ancora a tutti per avermi seguito, ciao, al prossimo video da Board Games e dintorni.